C'è un gattino, guarda, ma incinta? Ciao a tutti, sono Cavane e benvenuti a questo nuovo e primo video su Minecraft. Minecraft, sì, un gioco che non c'entra assolutamente niente con quello che facciamo di solito. Perché? Perché prima di tutto è un gioco piuttosto mainstream, quindi attira un po' di gente ed è una cosa che il mio canale ha bisogno in questo momento, visto che ho ben tipo 12 iscritti, quindi è un'ottima cosa iniziare anche una serie che possa avvicinare qualcuno e soprattutto ho riniziato a giocarci circa un mesetto fa con mio fratello e mi sono preso davvero bene, quindi why not? Porta bene, cioè porta bene al canale, porta bene a me, quindi finché mi diverto va bene tutto, no? Direi di buttarci subito nel vivo dell'azione. Ed eccoci qua, il nostro personaggio sarà un bel gorilla, come vedete abbiamo anche, no, non l'avete, non è vero, non la vedete, una bellissima mostra arancione che si chiama Ultra Sunrise, non so se l'avete mai assaggiata. Ma è devastante, l'ho presa in Croazia, infatti c'era scritto in croato, anzi, sapete cosa vi dico? Il nostro mondo, che andremo a creare ora, lo chiameremo proprio in onore di questa monster. Scusatemi se sono un po' scuro sulla destra, ma ho la finestra qua e non so come illuminarmi la faccia da questa parte. Al momento rimarremo così. Un giorno, quando avrò i soldi, prenderò magari delle luci o qualcosa del genere. Potremmo chiamarlo tipo, why not, Sunrise, scritto così, a caso. No, sapete che vi dico, tequila sunrise, why not. Perfetto, lascerei tutto così. L'unica cosa che invece se sistemerei, cambierei, sarebbe le coordinate, che ho visto che sono una cosa molto utile, anche perché non so qual è il tasto, o meglio, una volta era F3, ma non funziona più. Ok, diamo il via. Alle danze! Ok, lasciamo un attimino per... Che devi dire? C'è il punto zero qua. Siamo allo zero. Perfetto! Allora, l'obiettivo di questo episodio sarebbe, secondo me, quello di trovare un villaggio. Raga, un villaggio! Perfetto, allora dovremmo cambiare obiettivo per questo... Sono felicissimo! Abbiamo già completato il primo obiettivo che mi ero imposto, il trovare un villaggio. Ok ragazzi, dai, vi svelo la verità. È tipo il quarto tentativo che faccio perché ho fatto ore a cercare un cacchio di villaggio e uscivano episodi infiniti, quindi quello là sarà il villaggio sperduto. Probabilmente sarà anche il nome del titolo, il villaggio sperduto. Ma che bella zona, tra l'altro, mi piace ragazzi. Questa sarà la zona dove inizieremo la nostra avventura. Abbiamo una bellissima foresta di betulle. Andiamo magari a farci subito un po' di legno. Abbiamo già delle canne da zucchero, sono il primo oggetto che abbiamo raccolto. Sapete che vi dico? Ci mettiamo le canne da zucchero qua. E quelle canne da zucchero le metteremo tipo nella nostra bacheca dei trofei o qualcosa. Devo dire che Tequila Sunrise porta bene. Il prossimo drink che prenderò magari sarà proprio un Tequila Sunrise, why not? Non sono un amante in realtà della tequila, però farò questo sforzo perché ne vale la pena, cioè voglio dire. Se mi aiuta così tanto a completare i miei obiettivi, direi che può valerne veramente la pena. Ok, ho spaccato ben tre alberi a mani nude, direi che è abbastanza. Non vedete comprare gli obiettivi per il semplice motivo che ho già giocato con questo account e li ho già presi. Non è perché ho i trucchi attivi, non so nemmeno come si attivino, sinceramente. Cosa cazzo mi sono cagato addosso? Maiale infame, mi sono cagato addosso. Ok, tra l'altro il legno bianco della betulla non mi fa impazzire personalmente. Preferirei un legno normale, ma non vedo alberi normali. Cioè, è possibile che abbiamo solo betulle? Possibile che abbiamo solo betulle? Vedremo poi cosa fare. Ci facciamo subito. Che cosa? Facciamoci di piccone. Piccone, mi sembra un'ottima idea. O no? Facciamo il piccone. E ci prendiamo subito un po' di pietra, così ci facciamo la nostra fornace e tutto quello che serve. Mi metto la cuffia che mi ero perso, anzi, tutte e due le cuffie, mi sembra un'ottima idea. Ok, dopo andiamo anche magari a visitare il villaggio, visto che... Ciao belli! Là c'è sopra qualcosa. Cos'è? No, niente, era soltanto un po' la nebbia. Non vedo niente, nessun punto di terra esposta, di roccia esposta, quindi andrei un attimino sottoterra a prendermi là. Tanto amata cobblestone, materiale fondamentale in Minecraft, ma questo lo sapete meglio di me. Giustamente la ghiaia già a rompere le palle non poteva mancare.
Ok, direi di farci almeno un 20, sì, un 20 blocchi potrebbe essere abbastanza, inizialmente giusto per fare gli utensili, una fornace e un po' di schifo del genere. Tra l'altro, le musichette di... già il ferro, sinceramente non so se posso prendere il ferro con questo piccone, quindi nel dubbio lo lascio lì. E appena adesso costruisco un piccone di pietra, anzi potrei già farlo, fammi spaccare questi due. Sì, ne ho già abbastanza in realtà, torno subito giù. Ah. Prendermi il ferro, che ottima cosa, sta andando molto bene questo inizio, eh? Assolutamente non male, non me lo sarei assolutamente aspettato. Anzi, facciamo una cosa, ci facciamo direttamente subito altri bastoncini, ok? In modo che ci facciamo subito tutte le cose di cui abbiamo bisogno, ecco, magari senza fare queste cose. E ci facciamo l'ascia, no, sto così, cliccare shift, magari 5 asce eviterei. Tra l'altro ho fatto un fottio di pali di ferro con mio fratello, mamma mia quante ne ho fatte. Ne avrò fatte tipo una decina a caso, per sbaglio. Diciamo che ho buttato via parecchio ferro, però vabbè. Fortunatamente alla fine è 10 di ferro perché la pala è quello che è meno dispendiosa, però... Poi vabbè, il ferro non è una cosa così rara. Però buttarlo diciamo che non mi eviterei. Ok, sono 3 di ferro. Ah no, scusate, questo è ferro. Sì, questo è ferro, che c'è l'umidità un po' bassa, non vedo benissimo. Che dice un altro? Mamma mia, ma quanto è più veloce questo piccone rispetto a quello di legno. Non pensavo cambiasse così tanto. E ok, abbiamo preso tutto il ferro che c'era qua sotto, in questo punto qua. E ok, allora adesso magari tappo il buco, così almeno non ci cado dentro più avanti. E ci avviciniamo un attimino al villaggio, andiamo a vedere un attimino. E soprattutto rubiamogli il cibo, mi sembra giusto, no? C'è un gattino, guarda, ma è incinta? Salve! No, 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 tranquillo, tranquillo, non ti mangio. Questo ci dà i pesci palla! E il carbone, 10 di carbone è un... Mamma mia, sono spettacolari questi... Ok, sì, magari... Le gambe non assurdo come cosa, come scambio, però se ci danno gli smeraldi praticamente a gratis, non male. Tra l'altro perché un contadino dovrebbe darci pesci palla? Cos'è sto coso? Perché c'è un corridoio fatto così? Barile, cos'è? Non vorrei rubarglielo perché da quello che ho visto, se rubo gli oggetti capita che perdono il lavoro. Eccole qua, le carote. Rubiamogliele tutte prima che loro... Anzi, perché le ripiantano da soli, se non sbaglio, quindi... Prima che arrivano qua a rubarmele loro... E le rubiamo tutte, vai via. Ecco, infatti mi hanno già rubato qualcosa. Le barbabietole che mi sembrano alquanto inutili in realtà. Ecco, bravissimo che le ripianti, parliamo con te. 22 carote e uno smeraldo. Potrei già prendermi uno smeraldo, eviterei volentieri al momento, visto che dovrò anche mangiare. Vedo solo gente con la piantagione, sinceramente. Non vedo cose strane. Tipo, avevo trovato i chierici, chierichi, non so come si dica, sinceramente. O almeno credo lo fossero, perché avevano tipo una specie di chiesa con in mezzo un... quello per fare le pozioni, mi sfugge il nome al momento. Questo che cacchio è? Non ho idea. Ok, già quel fiumicetto non è che mi piace molto. Altro gattino. Ah, eccolo, sì, questa è la chiesa, se non sbaglio. E... no, no, è un tagliapietra, dovrebbe essere quindi qualcosa con il fabbro, dovrebbe essere... Cosa che rumore fa? Beh, ti stai facendo male? No. Ah, stanno chiacchierando! Il pescatore! Anche questo ci dà... ma questo qua ce ne dà uno. Quell'altro, se non sbaglio, con tre... Ci dava tre secchi. Quindi mi sembra poco utile. Agricoltore, questo potrebbe essere un altro pescatore, niente. Ah, quindi mi sa che non... Ah, il golem! C'è un golem. Oh, mi si è cagato addosso perché è passato il gatto. È abbastanza grosso, questo villaggio, in realtà. Oh, che bello questo! Tigrato, mamma mia, che bello! Cassa, cassa, doppio smeraldo, bello, bello. Dai, ragazzi, nel mio villaggio. E la quercia, grazie, grazie. Nel mio villaggio, quello che gioco offline. Che gioco? Ci ho giocato tipo una volta. Ho trovato un villaggio con. Ambigua. Però ci sono degli alberi strani. Con tipo dentro tre smeraldi, un'armatura di. Ops. Un'armatura anche di diamante. Quindi per il cane. No, il cane. Il cavallo. Quindi tanta roba. Ok, aia. Quel gatto lì un giorno lo addestrerò. Non so come si faccia a prendere il gatto, sinceramente. Non so quanto ci ho già parlato. Boh, sì. E non so con quali ho già parlato, con quali no. Comunque c'è un coso tagliapietre. In realtà credo voglia dire che ci sia un faro. Eccolo qua, è lui. È il conciatore, ok.
No, ok, con quello ci avevo già parlato allora, ma non so se è quello che intendevo io. Perché c'è un tagliapietre, mi sembra più qualcosa per un fabbro. Qua c'è un calderone. Tavolo da lavoro. Barile che è vuoto. Chest, altri smeraldi. Oh, bello! Ottimo, ottimo, ottimo. Ragazzi, devo dire che l'armatura di cuoio non l'ho mai sfruttata e per la prima volta la sfrutteremo. Guardate che brutti che siamo. Cosa sono sti cosi? Questi sono dei blocchi strani. Poi li romperei giusto per vedere che cacchio è. Cos'è? Argilla forse? Pietra levigata. Boh, nel dubbio gliela ripiazzerei. Magari gli serve. Sì, no, tranquillo, non ho fatto niente, eh? E non so più quali case ho esplorato e quali no. Questo fossato qua lo andrò a chiudere molto presto. Tanto lì non piantano perché, boh. Non so se quel tizio dovrebbe piantare o okay. Che. Cioè, ma guardate questo, c'ha la casa nell'acqua. Quello in cui continuo a entrare, tra l'altro. Tu cosa fa questo qua? È lì da 2 ore. Va in piedi su una torcia. Ah, questa non l'avevo saccheggiata. Infatti mancavano le patate. Prenderci le nostre patate. Vedo anche del grano, perfetto. No, non è ancora notte. Allora, lui dorme? Cos'è sta mafia? Pezzo di cacca. No. Oh, ma è notte. Tra l'altro, guardate quanta armatura dà sto coso. Ah, guardate quanta armatura che dà il mio elmetto. Niente. Scusate. Ci pensano loro, spero. Ok, ragazzi, comunque cibo ne abbiamo. Finiamo di esplorare il villaggino e poi direi che possiamo chiudere così l'episodio e la prossima volta inizieremo a costruire la casupola. Oh, bello sto pozzo con della... Non è un pozzo, cos'è? Però c'ha della lana lì sopra che potrei in realtà prendere. Questa è la famosa campana. Ma che cacchio? Qua c'è proprio un deserto, ragazzi, ma quanti biomi che ci sono qua? Ci sono gli alberi della... Credo sia la giungla quella. O qualcosa del genere. Poi abbiamo una bella pianura che sarà probabilmente la zona prescelta. Mangiamoci qualche patata. Mamma mia, ne abbiamo 46, sono tantissime. Le patate, tra l'altro, forse sono la cosa più stupida da mangiare così. Abbiamo anche due panale. Patate avvelenate. Cioè, mangiamo le carote. Abbiamo anche in realtà il pane già pronto. Perché l'ho trovato nelle casse. Questo non so se è pronto in realtà. Però, boh. Nel dubbio me lo prendo. Credo di sì. Sì, credo sia pronto. In questo sono abbastanza sicuro di non essere entrato, ma non ha assolutamente niente. Eviterei di rubargli il letto perché non vorrei che poi mi vadano in giro i villageri a caso e muoiano. Allora, non sono per niente sicuro di aver esplorato tutte le case. Questa è la porta aperta e qua, se non sbaglio, è dove c'era il tizio bloccato. Questa è quella in cui continuo a entrare. La chiesa, che non è una chiesa, ma c'è il tagliapietre che credo che serva per conciarla. Infatti qua abbiamo della pietra strana. Quindi credo al momento di averla esplorata tutta. No, c'è un'altra cosa tipo chiesa. Però sono già entrato, pure qua. Ok, sì, ragazzi, mi sa che l'abbiamo esplorato tutto, ma non sono per niente sicuro, sinceramente. Qua c'è un recintino, ma c'è dentro niente. Ah, dai. Sì, c'è da dire che i villaggeri come costruzioni potrebbero inventarsi qualcosa di meglio, eh. Cioè, lasciano spesso a desiderare. Aia. Tipo questi buchi magari. Ehi, sei un matto? Se mi cadeva il golem là dentro poi tirarlo fuori era un bordello probabilmente. Qua mi sa che dobbiamo piantarne una. In modo che loro poi capiscono che devono piantare. Perché non so se vanno avanti a piantare da soli poi. Quindi nel dubbio facciamo così. Perché gli altri vedo che vado. Vedo che vanno avanti. Quindi boh. Ancora sta cassa non ne posso più. Facciamo un bel pillar. Per ammirare tutto dall'alto. Grossino, ci sta. Dopo voglio anche andare a vedere cosa c'è su quella montagna perché comunque è strana. Non credo ci sia qualcosa di molto interessante. Di là vedo una bella pianura. Ok, credo che la nostra casa la faremo là. Qua davanti mi sembra un po' piccolino per farci la casa, quindi direi che è un'ottima idea. O anche là dietro. Dopo andremo a vedere nel prossimo episodio. Ci giriamo in questo momento girati così. Ok, guardate che bello col nostro elmetto. Ciao tizio là sotto. Cosa fai? Cos'è quel cestino? Non ho ancora capito, davvero non ho capito cosa serve. Vi saluto, quindi ci becchiamo al prossimo episodio. Bella! Drama. Drama.